Il ricordo della sua scomparsa, sì. Bene, allora partiamo immediatamente. Precinico. Benissimo. Così ho rivelato, adesso sarà la strada intasata di macchine. Senti, gli ho dato le coordinate. Così abbiamo... a che ora che va in onda anche il programma. Sì. Io, guarda qua. Abbiamo bambini. Messo, come si dice, Precinico sulla carta geografica. Benissimo. Eccola qua. Ascolta adesso. Spilimbergo. Di dove sei? Spilimbergo. Ascolta, da domani tutti i lunedì a Spilimbergo. Sì, arriverà Cesare, ascolta un attimo. Ha già il suo... Ascolta. Gli ho detto di sopra Di sopra, Cesare, dove che faticavo io quando chiamavo su Cesare? A Bergen di sopra. In bicicletta e cosa andavi? Andavo in motorino. Ecco il gioiello, fai attenzione, guarda qua la Svezia di Spilimbergo. Guarda qua, ascolta adesso, Ecco, boys. Andiamo dai boys, attenzione, giro a destra, Norvegia, guarda che orecchini, Cesare! Allora io ho detto, ma no, guardi che sono qua, signora, sono qua con la telecamera, vedi che mi stava telefonando al Moroso. Ascolta, Romanensa, ho detto, ma dove si trova? La frazione di San Vito al Tagliamento. No, è vicino lì a Spilimbergo, un po' più in là, ha detto. Questa pensavo che era la mammina, invece non è la mamma. Soltiamo i gioielli di Romanensa, ha detto. Oltre la strada qua. Vado avanti. Eccolo qua, fai attenzione. Questi sono di Cervignano, Strasoldo. Ah, di Strasoldo. Ecco, leggi se c'è qualche nome. Sì, gruppo storico di Strasoldo. E a tale proposito saluto i miei due amici di Strasoldo, Eraldo ed Ennio, che sempre ci guardano. Attenzione, la mini del Medioevo. Eccola qua, Cesare, la mini del Medioevo. Andava di moda il piercing nel Medioevo? Sì. Salutiamo, guarda il piccolino con la grande, hai visto? La scelta alta, Cesare. Un'altra cosa, che numero hai della tua sfilata, del corteo? Siamo al 27. Eccolo qua, soltiamo il rosso. Dopo Strasoldo partirà il castello di Sonnenberg. Fammi salutare il comandante dei carabinieri di Spilimbergo. Il maresciallo. E saltiamo i volontari dei carabinieri. E adesso siamo alle fasi, non alle fasi di conclusione. Io mi filmo un attimo il nostro pane. Sì. Il nostro pane significa in... ecco Parigi. Dove sei? E viva la France, dai te. E viva la France. Lì, guarda la Francia, gli ho dato il pardon aussi un peu de français. Benvenuti in Italia. Che ti guarderanno dalla Francia, eccoli qua. Questi sono gardei noto il programma. Sono nativi di qua, no? Salutiamo i miei amici della France. Gardei noto il programma avec l'internet. Fammi salutare questa ragazzina che hai le zeppe. Per caso era così altissima, cioè sì, con le zecche aveva le scarpette, quella le avevi presa tu, no? Sì. Bene, allora senti, ecco qua il nostro pane, ecco il quotidiano. Questi sono quelli che ci guardano, e guai se no, guarda che dottoressa, lei anche dalla Francia, anche questa viene da Venezia. La veneziana, allora queste la, sono... la gondoliera, te capisco che a Venezia è da Spilimbergo, queste Cesare, salutiamo. Questo è il nostro pane, ecco il Richard, e adesso fammi sentire. Questa è Andy Warhol. Eccolo qua, fai attenzione. Arriva Cordovado, il gioiello di Cordovado, fammi salutare. Cesare col suo uomo. Col suo sorriso soprattutto. Eccolo qua, salutiamo questa dolcezza e salutiamo il suo lui. Eccoli lì, Cordovado. E adesso andiamo avanti e adesso andiamo a intervistare il presidente. Preparati Cesare, attenzione. Eccolo qua. L'abbiamo rischiata brutta oggi. Comunque siamo riusciti a partire con 7 minuti di ritardo rispetto alla tabella. La manifestazione ha avuto un grande successo, come al solito, la manifestazione che è giunta alla 19ª edizione semi bagnata, però il pubblico ha resistito anche alla pioggia. E tuttora che stiamo all'imbrunire, la piazza è ancora colma, quindi per noi è stato un grande successo. Nella giornata di ieri abbiamo avuto la presenza di oltre 7.000 persone che hanno assistito alle varie manifestazioni della rievocazione. Signor Presidente, comunque una manifestazione veramente speciale, comunque la marcia è una antica misura di Spilimbergo, no? Sì, noi rievochiamo la macia, l'antica misura che veniva usata dall'ebreo Marsilio per misurare i tessuti e tutto questo, la macia che è scolpita su una colonna della loggia. Ma dica quanti gruppi c'erano, signor Presidente? Allora, i gruppi
erano circa 25 gruppi per un totale di oltre 600 figuranti. Abbiamo avuto delle defezioni all'ultimo momento per la paura della pioggia, qualche gruppo ha rinunciato a sfilare perché gli abiti molto costosi si rovinano con la pioggia. Signor Presidente, ma io credo che sia la più grande manifestazione del Friuli, cosa dice lei? Guarda quanta gente. Non dovrei dirlo io, comunque è tra le prime manifestazioni del Friuli, forse come corteo storico la più grande, la più importante. Devo dire, voglio ringraziare, ma io penso di sì, tutti i gruppi del Friuli che partecipano qui, ma ho ricevuto molti complimenti per il pubblico di Spilimbergo che apprezza la sfilata applaudendo, e gruppi da fuori hanno detto che è un grande piacere sfilare a Spilimbergo. Allora ci vediamo il prossimo anno, signor Presidente. Allora, noi come sempre, prossimo anno, 14, 15 e 16 d'agosto vi aspettiamo a Spilimbergo per la 20ª edizione. Grazie a lei e buon lavoro. Grazie. Salutiamo, no? Gran lavoro. Certo, prossimo anno faremo ancora meglio. Attenzione, adesso siamo in uscita, dovevi lasciare l'offerta, e se non lasciavi l'offerta, scherziamo. Ti tagliavano la gola. Scherziamo, no?